Avvistato un soldato nemico nell'area operativa, passi. Tornando indietro di 10 anni, specialmente su console, gli amanti degli FPS si trovavano a fare una scelta, Call of Duty o Battlefield. Un testa a testa tra franchise di successo che è durato diversi anni, finché altri giochi dello stesso genere sono approdati negli scaffali. Oggi siamo nel 2020 e di shooter in prima persona ne sono usciti a centinaia, ma Battlefield 3 del 2011 come si presenta ai nostri occhi nel 2020? Prima di cominciare, nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare aggiornati sui caricamenti futuri. Inoltre in descrizione trovate tutti i link dei miei social e del nuovissimo canale Twitch, dove vi aspetto in tanti per divertirci tutti insieme. Molti giocatori hanno definito Battlefield 3 una naturale evoluzione del fortunato Bad Company 2, ma confrontandoli direttamente, personalmente riesco ad accostare Battlefield 3 solo a Battlefield 2. Sì, perché in Bad Company 2 vi era un'atmosfera diversa, un'ottima campagna e soprattutto una profonda modalità multigiocatore che introduceva per la prima volta su console la distruttibilità degli edifici, completamente scriptata ma attentamente occultata per sembrare quanto più realistica possibile. In Battlefield 3 invece ho notato quanto la distruttibilità degli edifici delle mappe sia stata resa meno influente nelle partite. Solo alcune parti degli edifici era possibile distruggere e pochissimi fra questi crollavano completamente. Parliamo di grafica. Sebbene per il 2011 era uno standard altissimo e che probabilmente superava qualunque altro gioco visto fino a quel momento, oggi si notano gli anni che sono passati, non lo metto in dubbio, ma devo dire che Battlefield 3 si difende ancora molto bene, almeno sul PC, sul quale ho registrato i gameplay che state vedendo. Negli ultimi anni mi sono avvicinato moltissimo agli FPS più crudi e realistici, fra questi gioco quotidianamente Insurgency ed Escape from Tarkov, nei quali anche la più scarsa delle pistolette può uccidere con un solo colpo, a patto di avere una mira eccelsa e dei proiettili adatti alla situazione. Passare da giochi quasi simulativi a questo Battlefield 3 non vi nascondo che è stato un po' un trauma. Ho trovato snervante dover sparare 4 quinti del caricatore di M416 per uccidere un solo player. Per questo motivo ero deciso a giocare in server fanatici, quindi con l'energia dei players molto ridotta e senza elementi di interfaccia di alcun tipo, quindi niente minimappa e niente hitmarker. Purtroppo però i server fanatici sono tutti vuoti. Le poche centinaia di persone che ancora popolano i server giocano in modalità classica. Quindi mi sono rimboccato le maniche e sono sceso in campo. Ho provato le più importanti modalità storiche di Battlefield, quindi Deathmatch, Corsa e Conquista. E devo dire che Corsa resta sempre quella più completa per quanto mi riguarda. Nei gameplay che state vedendo ho cercato di variare un po' sulle armi e sulle classi che uso, per dare un'idea del feeling delle armi a chi magari non ha mai giocato a Battlefield 3. E visto quanto costa oggi una chiave origine per giocarlo, vi consiglio caldamente di giocarci perché nonostante gli anni si regge ancora benissimo in piedi da solo. Tra parentesi, sugli store online Battlefield 3 per PC ve lo tirano dietro. Ma voi vi ricordate quando ci veniva presentato con il primo trailer Battlefield 3? E quando poi uscì davvero il gioco? Era davvero una rivoluzione per grafica, fisica, animazioni, varietà d'armi, ampiezza delle mappe, quantità di giocatori a schermo, tra fanteria e mezzi, tra cui elicotteri da combattimento, caccia bombardieri, jeep, carri armati, carri blindati, moto, insomma, ce n'era veramente per tutti i gusti. All'epoca apprezzai moltissimo anche il fatto che gli schieramenti russi e americani avessero dotazioni diverse,
Quindi se si faceva parte dell'esercito a Oriente, avevamo a che fare con la K-47, il Valle, il Saiga e tutte quelle armi di matrice sovietica, mentre nel blocco opposto avevamo i classici M4A1, Scaracca e altre armi di produzione europea e americana. La mappa che di più è piaciuta alla community e anche a me personalmente è sicuramente stata Operation Metro, la quale veniva anche presentata nei primi teaser multiplayer prima dell'uscita, mappa che ha avuto così tanto successo da doverla poi traslare anche nel successivo Battlefield 4. Quindi per rispondere alla fatidica domanda, Battlefield 3 è ancora valido nel 2020? Per quanto mi riguarda, la risposta non può che essere assolutamente sì. Se avete la possibilità, rigiocatelo, o se non l'avete mai fatto, dategli una possibilità, a patto che lo giochiate su PC, perché su console ci sono notevoli cali di framerate, mi riferisco a PS3 e Xbox 360 chiaramente, soprattutto ora che con l'estate le console producono gli stessi decibel e rumori degli aeroporti. Devo essere sincero, con Battlefield 3 mi ha preso un po' un attacco nostalgia, e forse è proprio questo fattore a condizionarmi nella rivalutazione di questo titolo. Ricordo ancora benissimo, come se fosse ieri, la prima missione della campagna, appena iniziava e si scorgeva il sole, il raggio del sole che illuminava tutta la zona e questa grafica pompatissima, veramente fu amore a prima vista. Siamo arrivati alla fine, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se l'avete giocato all'epoca o se ogni tanto lo rispolverate anche voi come faccio io. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate tutti i link per restare in contatto con me, così potete chiedermi consigli e pareri nel mondo gaming o darmi consigli per futuri video. Inoltre sono da poco su Twitch e a brevissimo vi comunicherò qui su YouTube quando inizierò a fare live sulla piattaforma. Se un vostro amico o amica ha dimenticato il sapore di Battlefield 3, condividetegli questo video e rinfreschiamogli la memoria. Dal Pellicano Vista è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e bye bye!